Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Anche oggi abbiamo a confronto due candidati nella circoscrizione proporzionale dell'Abruzzo alla Camera, di due coalizioni diverse. Salutiamo e ringraziamo nei nostri studi Antonio Zennaro della Lega, buonasera. Buonasera. E Carla Taibi di Più Europa. Buonasera. Buonasera. Ricordo a tutti il sistema elettorale per la Camera, quello del Senato, anzi ricordare il sistema elettorale significa complicare un po' la vita a tutti, perché un sistema è fatto anche di parole, di termini astrusi, insomma di proporzionale, uninominale, plurinominale, no, è semplicissimo votare questa volta e basta mettere sia alla Camera che al Senato la croce, la famosa croce sul simbolo del partito che si intende votare. Andrà direttamente il voto anche al candidato della coalizione nei collegi uninominali e andrà il voto al primo della lista dei nomi che vedete scritti proprio sulla scheda elettorale, che però non dovete segnare come preferenze, perché l'ordine è già disposto e il secondo e il terzo dopo il primo saranno quelli per eventuali ulteriori seggi che si dovessero ottenere da parte di quel partito. Quindi è semplicissimo, l'unica cosa importante, lo dico sempre agli elettori, è evitare il voto disgiunto, cioè una lista di una coalizione e un candidato all'uninominale di un'altra coalizione, perché in questo caso il voto disgiunto non c'è, ma si annulla la scheda elettorale, quindi è come se non aveste votato. Semplicissimo, mi pare. Più semplice dire come si vota che qual è il sistema elettorale. Allora, Antonio Zennaro della Lega, iniziamo con un giudizio su questa campagna elettorale che ormai è all'ultima settimana, una campagna elettorale che si è resa sempre più in calda, un'escalation di temi che proprio alla luce delle situazioni internazionali che riguardano la guerra, che riguardano anche le polemiche in Unione Europea rispetto all'Ungheria, insomma tutta una serie di temi internazionali che sembrano gravare più sulla portata di questo voto. A suo avviso qual è stata insomma, la qualità di questo scontro politico tra le due coalizioni che voi rappresentate in questi studi? C'è un'escalation che secondo lei la preoccupa? Ma noi come Lega abbiamo deciso di fare in Abruzzo almeno più di 100 incontri nelle varie città, paesi d'Abruzzo, e fare una campagna territoriale parlando con i cittadini casa per casa, parlando anche di temi anche molto locali, perché poi la politica si deve anche occupare, chi si candida deve portare la propria voce del proprio territorio nei palazzi romani. Quindi su questo, a differenza di altri che hanno deciso di fare solo una campagna nazionale sui social o in TV, però sicuramente c'è un'opportunità in questo 25 settembre, data molto importante, per avere finalmente un governo politico dopo troppi anni di governi tecnici, governi presidenziali, un governo politico fatto per i cittadini da parte del centrodestra, che governa 14 regioni e con un unico programma, una coalizione che ha rappresentato, insomma, anche sui territori, anche in Abruzzo, di una forte solidità. Quindi questa è la vera sfida tra un governo politico e il rischio, se non ci dovessero essere i numeri, di un governo tecnico. I temi internazionali quanto stanno gravando su questa campagna elettorale? Lo chiedo anche a Carla Taibi. E qual è la portata della partita che si gioca in Italia il prossimo 25 settembre, cioè domenica? Beh, assolutamente i temi internazionali hanno una portata e una valenza estrema in queste elezioni, nella misura in cui ovviamente, certo, bisogna tenere conto delle specificità locali, si parla ovviamente di elezioni nazionali che non possono essere slegate dal territorio, ma altrettanto non possono essere slegate dalle dinamiche internazionali. Ecco, io trovo un po' preoccupante, direi, le affermazioni di una coalizione di centrodestra che guarda sempre più di buon occhio a regimi come quello di Orbán in Ungheria, partendo appunto da affermazioni come Dio, patria e famiglia, dove appunto si ritiene
opportuno ascoltare il battito del feto mi riporta indietro di secoli un'affermazione del genere e il fatto che la leader di Fratelli d'Italia in coalizione con la Lega pensi di accarezzare questo genere di ragionamenti, dopodiché appunto non si può assolutamente, questa è la dimostrazione ulteriore, non si può assolutamente prescindere dalla dimensione internazionale, dalla guerra in Ucraina, dopo una pandemia che ha fatto vedere a tutti i cittadini italiani quanto l'Europa sia necessaria, è in un contesto internazionale sempre più in mutamento, laddove appunto l'unico intento del centrodestra a me pare quello di indebolire l'Unione Europea avvicinandosi ai regimi liberali. Ricordo ancora l'affermazione del leader della Lega Salvini che di trovarsi meglio a Mosca che non in Italia, laddove invece quello che i cittadini chiedono per il loro progresso è esattamente il contrario, ossia un regime liberale, democratico, in cui poter crescere, progredire e vedere riconosciute le proprie libertà e i propri diritti. Non sono temi nazionali che non riguardano le vite delle persone anche a livello locale, questo genere di cose. Quindi io ritengo che sì, ovviamente bisogna partire dai problemi delle persone e dei livelli locali e quindi territoriali, con tutte le specificità che una regione come l'Abruzzo ha, dopodiché appunto non si può prescindere né dalla dimensione nazionale né da quella internazionale, assolutamente. Sul tema della guerra, in particolare Zennaro, in caso di affermazione della coalizione di centrodestra, cambierebbe la collocazione del paese sia dal punto di vista delle alleanze difensive, con la scelta atlantista, sia dal punto di vista delle relazioni interne all'Unione Europea? Che garanzie può dare il centrodestra? Noi siamo collocati in maniera stabile e anche quindi per il futuro all'interno dell'Alleanza Atlantica. I nostri punti di riferimento sono da sempre ovviamente il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con i paesi atlantici. Io ad esempio personalmente ho fatto anche parte della commissione di controllo dei servizi segreti italiani e l'attività delle nostre agenzie di sicurezza ha bloccato anche tante operazioni, ad esempio di infiltrazione economica o finanziaria, politica. Faccio un esempio anche da parte dei paesi asiatici come la Cina, quindi questo non è un tema di discussione, ci sono dei principi, dei trattati internazionali che collocano l'Italia insomma in un perimetro ben definito anche all'interno dell'Unione Europea. Poi c'è la polemica politica che è stata portata avanti in questi giorni dicendo che nel centrodestra si prendevano, arrivavano i rubli dalla Russia, è stato smentito dal capo delle agenzie di sicurezza, il prefetto Gabrielli, è stato anche smentito a livello internazionale, quindi la solita polemica italiana per magari portare un tema internazionale e portarlo a livello locale. Altro aspetto, la critica su alcune politiche dell'Unione Europea, no all'austerità, no anche questo ovviamente limitare i consumi sull'energia, rischiamo che le imprese a ottobre-novembre con questi costi pazzi delle bollette elettriche e del gas chiudano con milioni di nuovi disoccupati. Quindi forse una politica più attenta di sovranità energetica anche a livello europeo, sovranità energetica anche a livello nazionale, questo vuol dire essere amici della Russia o della Cina o di altri paesi, ma significa fare gli interessi dell'Europa in primis e dell'Italia soprattutto. Ecco, oltre al discorso politico che abbiamo affrontato con Zennaro, io chiedo a Carla Taibi se vittoria del centrodestra in Italia metterebbe in discussione anche la messa in azione del piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, che è stato ritenuto dalla von der Leyen il più rilevante, anche quello finora meglio attuato. Beh, ovviamente c'è una responsabilità nella coalizione di centrodestra che ha voluto accompagnare un partito come quello del Movimento 5 Stelle a una decisione
in cui Draghi, che era il Presidente del Consiglio migliore che potessimo avere in una situazione come questa, con appunto dopo anni di pandemia, una guerra alle porte, proprio alle porte anche geograficamente, e un problema energetico enorme che si riverbera ovviamente sui prezzi del gas, dell'energia, sulle imprese, sui cittadini, col caro bollette. L'unica cosa che abbiamo pensato di fare è stata quella di mandare a casa uno dei presidenti del Consiglio più autorevoli che questo paese potesse avere, pensando appunto che un governo politico possa fare meglio. Io sento parlare già la coalizione di centrodestra di rimodulare il PNRR. Forse è poco chiaro ai parlamentari o comunque ai candidati di questa coalizione che rimodularlo implicherebbe dei tempi di attesa, ammesso che si possa fare poi, enormi, nella misura in cui ci sono dei passaggi istituzionali a livello europeo che determinerebbero una posticipazione del PNRR di almeno 6-8 mesi, il che implicherebbe necessariamente che questi soldi non verranno mai spesi per tempo in Italia. Il governo Draghi aveva messo in atto tutta una serie di misure e di riforme, appunto, previste dal piano di ripresa e resilienza, che erano state anche avviate con tutti i decreti attuativi e che di fatto adesso verranno bloccate. E verranno bloccate a maggior ragione se si parla di rimodulazione del PNRR. Io penso che si tratti veramente di ragionamenti da irresponsabili. Mi sembra davvero un ragionamento fatto agli elettori tanto per promettere loro qualcosa, salvo poi ovviamente, come era successo nel 2018, quando lo stesso Salvini diceva li rimanderemo tutti a casa, riferendosi agli immigrati, rendendosi poi conto, una volta ministro dell'Interno, che questa cosa, ops, non si poteva fare. Ecco. Gennaro, in realtà la Lega più che diciamo una rimodulazione delle risorse già stanziate, pensa a risorse aggiuntive. Ecco, può spiegare bene anche ai nostri telespettatori questa idea dello scostamento di bilancio e perché secondo voi non sarebbe così traumatico nel poter indirizzare le politiche di salvaguardia per imprese e famiglie in questo autunno che si profila davvero drammatico dal punto di vista economico? Sì, torno un attimo sul PNR, sulla rimodulazione in 30 secondi. Guardate, già oggi tutto il PNR su trasporti e gli investimenti collegati ai trasporti è inapplicabile perché i costi delle materie prime, i costi di costruzione sono più che raddoppiati rispetto a quando sono stati fatti i progetti di PNR. Quindi vanno sicuramente riaggiornati e rimodulati, perché se no si rischia di iniziare un ponte e rimanere a metà, una triste storica realtà di tanti investimenti fatti negli anni 80. Quindi per evitare questo chiediamo e chiederemo una rimodulazione all'Europa anche per riaggiornare il prezziario. Detto questo, c'è il tema energia, quindi mi collego alla sua domanda, direttore, perché oggi con questi aumenti non è che abbiamo il problema di accendere due termosifoni in una casa, qui c'è il rischio che le famiglie non avranno le risorse per pagare le bollette e le imprese non sono più oggettivamente in grado di pagare queste bollette e questi costi e rischiano la chiusura. Quindi se non mettiamo subito 30 miliardi per riportare il costo delle bollette al 2021, noi avremo novembre, dicembre blocco produttivo con un costo da noi stimato di almeno 100 miliardi tra cassa integrazione, ammortizzatori sociali e tutti i sussidi per poter permettere alle famiglie di mangiare. Quindi per evitare il blocco produttivo della seconda economia industriale europea dopo la Germania, quindi anche per tutelare quote di mercato e il nostro sistema produttivo, che è quello che poi produce anche gli incassi tributari dello Stato, bisogna agire il prima possibile. La nostra proposta è di fare questo nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo governo. Perché questa misura è inapplicabile invece secondo voi, secondo il centro-sinistra in senso esteso, Carla Taibi? Beh,
Appunto, rispondendo sul PNRR, la rimodulazione è cosa ben diversa rispetto all'aggiornamento dei prezzi. Detto questo, sulla parte energia e su questo genere di scostamento di bilancio tanto caro al centrodestra, con promesse elettorali le più fantasiose, appunto, soprattutto quelle della Lega relativamente alla flat tax, ecco, io una cosa vorrei segnalare agli elettori. Tutto questo debito pubblico che i partiti così allegramente fanno da un'elezione all'altra promettendo e promettendo, si riverbererà semplicemente sui vostri figli. Saranno loro a lavorare e io stessa, la mia generazione e anche quelle precedenti lavorano pagando tasse che non vengono reinvestite in servizi per questo paese, ma solo per ripagare il debito pubblico. Il debito pubblico italiano è di 2.700 miliardi a fronte di entrate produttive di 1.600.000 o di 1.600.000 per l'Italia, con 70 miliardi di interessi sul debito pubblico. Di queste cifre stiamo parlando. Quindi, scostamento di bilancio, sì, bellissimo, è veramente molto bello promettere il pensionamento anticipato a determinate fasce di popolazione, visto e considerato che siamo un paese sempre più adulto e più invecchiato rispetto ovviamente a una natalità che non c'è. È molto bello anche promettere flat tax, mancano le risorse. Le risorse, peraltro, che potrebbero essere banalmente prese da misure di civiltà, di legalizzazione, di regolarizzazione. Parlo dei migranti, dei 500.000 migranti presenti in Italia che porterebbero 1 miliardo nelle casse dello Stato. Parlo della legalizzazione della cannabis che porterebbe nelle casse dello Stato altri 7 miliardi. Parlo, e togliendole alle mafie peraltro, e nessuno sta parlando di mafia in queste elezioni, parlo di altre risorse che legalizzando, regolarizzando, porterebbero risorse nelle casse dello Stato senza la necessità di fare nuovo debito pubblico. Ecco, una politica seria di questo si deve occupare, non di fare altri scostamenti di bilancio che si scaricheranno sulle spalle dei ragazzi. Allora, inverto l'ordine di risposta, quindi tocca ancora a Carla Taibi, con cui riprendo un tema strettamente collegato e già ha accennato Zennaro, vale a dire il tema della risoluzione alla crisi energetica per il prossimo inverno. Ormai, insomma, sta arrivando l'ultimissimo decreto di Draghi, ma insomma, la settimana prossima non ci sarà più Draghi, ci sarà il tempo di insediarsi un nuovo governo e anche un nuovo Parlamento. Allora, se eletti, voi che tipo di proposte, ma immediatamente realizzabili, perché poi sulle rinnovabili, sugli scenari a medio-lungo termine siamo tutti d'accordo, mi pare di capire. Però cosa fare per evitare che alle aziende italiane arrivino bollette come quelle che stanno già arrivando e che portano alla chiusura, alla messa in cassa integrazione del personale, nella migliore delle ipotesi, e alle famiglie costi insostenibili per potersi scaldare questo inverno. Che cosa farà il nuovo Parlamento? Due o tre proposte. Taibi. Allora, ce n'è una che secondo me è assolutamente immediatamente realizzabile e sono 750 siti che appunto abbiamo già per le coste italiane di risorse naturali, tanto gassifere quanto petrolifere, peraltro già trivellate, già, quindi pronte all'utilizzo, che potrebbero nel giro di 6-8 mesi essere utilizzate per affrontare appunto la crisi energetica attuale. Poi ovviamente non ci sono soluzioni miracolistiche da implementare subito, perché tanto le rinnovabili già abbastanza presenti sul nostro territorio, che ancora però vengono bloccate dalle amministrazioni locali e che quindi molto spesso non riescono a dare i frutti che vorremmo, partendo poi dal presupposto che sulle rinnovabili c'è un problema di stoccaggio, perché mancano appunto le batterie di stoccaggio.
quanto poi la parte rigassificatori, perché appunto va benissimo anche importare del gas liquido per esempio agli Stati Uniti, rendendosi un po' più indipendenti da regimi liberali come la Cina o la Russia, tanto cari al governo di centrodestra, all'eventuale governo di centrodestra e soprattutto alla Lega, ma appunto servono i rigassificatori. Al momento appunto ce n'è soltanto uno in mare a Rovigo, un altro a Piombino che non si vuole fare, quindi bisogna anche velocizzare questo genere di misure. Dopodiché appunto c'è chi parla del nucleare, cioè la messa in opera del nucleare ha dei tempi di realizzazione davvero estremamente lunghi, quindi non penso possa essere una soluzione. Sono per la ricerca su questo, per capire anche il genere di costi e il costo opportunità di fare delle centrali nucleari anche nel nostro paese, ma non è una negazione ideologica la mia, assolutamente. Dopodiché però capisco che non è la soluzione percorribile, quindi sfrutterei in primis appunto le risorse già presenti sul nostro territorio, che è ricco di risorse energetiche che non si sono mai volute sfruttare abbastanza per tutta una serie di politiche pseudoambientali. Dopodiché però vanno implementate tutta una serie di altre misure serie, con una pianificazione stretta, per renderci sempre più indipendenti da regimi liberali. Gennaro, le vostre proposte arrivate in Parlamento per affrontare di petto e al governo la crisi energetica per famiglie e imprese? Ma tanto bisogna avere l'obiettivo della sovranità energetica, perché oggi si è costruita negli anni una dipendenza al gas russo. C'è anche un famoso video di Trump di qualche anno fa che criticava questo e il governo tedesco rideva, costruito poi negli accordi commerciali soprattutto da Europa e anche dal Partito Democratico, questa dipendenza negli anni, che non arriva, nasce da Prodi. Comunque, detto questo, 30 miliardi subito per ovviamente dare ossigeno a famiglie e imprese. Bisogna poi bloccare la speculazione, non possono essere i prezzi dell'energia collegati a questi mercati speculativi di, ad esempio, di Amsterdam, dove il prezzo del gas fluttua del 10-15% in un giorno. Bisogna favorire la sottoscrizione di contratti di medio e lungo termine, che devono anche essere ribaltati sia alle imprese che alle famiglie. Bisogna evitare che qui i player energetici italiani, i fornitori, si stiano facendo quello che si chiamano degli extra profitti. Sono miliardi e miliardi di euro che stanno incamerando a danno di famiglie e imprese. Quindi su questo il governo dovrà imporre tutta una serie di controlli, ma anche di azioni. Poi c'è un'ottica di medio-lungo termine, sicuramente sì ai rigassificatori, sì anche a riaprire ovviamente i pozzi che abbiamo anche in Adriatico, perché lo ricordo, dal primo gennaio 2023 la Croazia inizierà l'estrazione del nostro gas in Adriatico. Terzo aspetto, ritorno al nucleare, è un'operazione di medio-lungo termine, ma siamo l'unico paese occidentalizzato con ampi forza produttiva che non è nucleare. Oggi, se la bolletta energetica è più bassa del 30-40% in Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Corea, Giappone, è perché hanno il nucleare. Quindi una scelta del passato sbagliata, oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Bisogna metterci ovviamente gli investimenti, le competenze le abbiamo, perché oggi società italiane gestiscono centrali nucleari in giro per il mondo, anche in Europa, quindi si può fare, basta la volontà politica, e questo lo decideranno i cittadini con il loro voto il 25 settembre. Altro tema di cui in realtà si parla poco in campagna elettorale, perché è un tema che si pensa faccia perdere voti, è quello delle tasse, quello insomma, di come decidere di intervenire su una riforma fiscale. Su questo la Lega ha una sua proposta, è una delle poche proposte che si sono viste in questa campagna elettorale, proprio quella della flat tax. Ecco, c'è la necessità però di una riforma fiscale che viene anche chiesta dall'Europa, appunto, nell'ambito delle riforme che possano sostenere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il centro-sinistra è troppo timido su questo tema, Carla Taibi?
Beh, io posso sicuramente dire le proposte che sono nel nostro programma di Più Europa, come appunto decontribuzione per i neoassunti under 35, nella misura in cui un problema ancora molto presente nel nostro paese è che nessuno si occupa di giovani che molto spesso si affacciano al mondo del lavoro con il precariato e si trovano appunto a pagare delle tasse enormi, spropositate rispetto alla percezione del reddito che hanno. Dopodiché, appunto, bisogna livellare il cuneo fiscale e pensare a una rimodulazione delle tasse, ma non con scostamenti di bilancio a debito, ripeto, con risorse che possono essere reperite altrove tramite appunto la legalizzazione. Le misure di legalità portano sicurezza e portano benessere. E peraltro bisognerebbe anche intervenire sull'anticipo IVA. Il nostro è un paese di partite IVA. I dipendenti pubblici, che sono considerati quelli garantiti, o i dipendenti privati di aziende, davvero sono una minoranza rispetto al numero di partite IVA, rispetto anche a gente che voglia fare imprese in questo paese. Ecco, io trovo assurdo che ancora esista una misura di inciviltà quasi, direi, contributiva, che imponga di pagare un anticipo IVA sulla base della percezione del reddito dell'anno precedente, quando non si sa se l'anno successivo si riuscirà a totalizzare lo stesso reddito. Queste sono misure, ripeto, di buon senso, fattibili, che potrebbero aiutare il lavoro, le imprese, i cittadini ad affrontare anche questo momento di grave emergenza di costi e appunto di gestione tanto delle imprese quanto delle famiglie, perché appunto non ci sono, ripeto, soluzioni miracolistiche, e a me veramente fa ridere molto amaro il fatto che si facciano le promesse più disparate a cui gli elettori probabilmente appunto credono di voler dare la loro attenzione, quando poi di fatto sono irrealizzabili e si sgonfieranno come un palloncino subito dopo le elezioni. Ecco, è questo quello che preme a me dire agli elettori. Proposte serie, realizzabili immediatamente, in maniera responsabile, senza de ulteriore debito pubblico, senza ulteriori scostamenti di bilancio. Perché invece, Zennaro, secondo voi è possibile sin da subito una messa a terra di questa flat tax per tutti i contribuenti italiani? Ma intanto la flat tax è stata introdotta, quindi una promessa che poi è stata realizzata dal primo governo giallo-verde, fortemente voluta dalla Lega, quindi oggi è una realtà per 1,9 milioni di partite IVA. Chi sono i più colpiti in questo momento, da questo aumento dei prezzi, dall'inflazione? Sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, cioè le persone a reddito fisso. Quindi noi proponiamo di estendere, quindi con una semplificazione fiscale, la flat tax, quindi con una tassazione semplificata al 15%, per i redditi da 70.000 euro lordi a scendere. Questo permetterebbe un risparmio fiscale anche per una famiglia magari che ha 35.000 euro lordi, sono circa 2.000 euro lordi netti l'anno di risparmio, perché questo permette di aiutarli con un maggiore potere d'acquisto. Questo perché? Perché oggi rischiamo che le persone non riescano ad arrivare a fine mese. Contrazione dei consumi significa che le persone non vanno al ristorante, non si comprano la macchina, non mandano i figli a scuola, quindi con un forte calo del PIL. Se poi l'economia non gira, ed è fatto ovviamente soprattutto dalle famiglie, l'economia, dalle piccole e medie imprese che sono il 70% del totale, noi rischiamo il recessione, quella che tecnicamente definiscono gli economisti, con ovviamente l'ennesima spada di Damocle, soprattutto sulla classe media che si sta sempre di più restringendo. Ecco perché flat tax, semplificazione fiscale, qualche euro, centinaia di euro in più ogni mese in busta paga possono aiutare e dare una speranza a tante famiglie. Grazie, Carla Taibbi, abbiamo parlato finora molto di temi economici. Voi invece sostenete che in questa campagna elettorale si parla poco dei diritti e della portata che questa scelta del 25 settembre porterà per l'espansione o la riduzione dei diritti civili degli italiani. Siamo a questo punto in questa partita?
Beh sì, ritengo proprio di sì, nella misura in cui sento parlare impropriamente di ritorno a fascismi, assolutamente non è questo quello che voglio evocare io. Sono preoccupata però di questa destra, sono molto preoccupata di questa destra illiberale che appunto guarda, ha sempre strizzato l'occhio a Putin. Ripeto, quando Salvini è andato a Mosca, diceva di trovarsi meglio lì che non qui. E altrettanto della vicinanza della Meloni a Orbán o altri regimi liberali europei. Il collega qui citava poc'anzi Trump e la critica fatta sulla dipendenza dal gas russo attivata dal PD, dice lui, e dall'Europa. Ecco. Io in realtà sono più preoccupata dal fatto che si proceda verso un scivolamento illiberale sulle persone e sulle loro libertà. Si è trattato di un lunghissimo processo attivato nel secolo scorso, quello dell'autodeterminazione delle persone, delle donne, delle persone LGBTI che ancora vedono assolutamente negati i loro diritti in regimi appunto come quello di Putin o di Orban. E francamente ne ho paura, mi vengono veramente i brividi quando ci penso. E il nostro programma è un programma di libertà economica in primis, che si può avere semplicemente quando c'è libertà personale e civile. Partendo poi dal presupposto che le libertà personali e civili, i diritti civili, sono anche diritti sociali, non è roba da radical chic. Chi non può abortire nella propria regione perché c'è il medico obiettore di coscienza e deve spostarsi in un'altra regione, subisce un costo, è una tassa nascosta. Chi appunto non può adottare in Italia perché c'è una legge troppo restrittiva per le coppie omosessuali o per i single, va altrove, va in altri paesi europei potendoselo permettere. Chi non può, non lo fa, non lo fa semplicemente. Ecco, i diritti civili sono diritti sociali, assolutamente. E non si può fare un passo indietro rispetto alle conquiste di civiltà e di libertà fatte in questi anni. Io appunto sono vicina e lavoro con Emma Bonino e il solo pensiero letteralmente mi fa rabbrividire. Ecco, è uno scenario da brividi quello della vittoria del centrodestra, secondo lei, Zennaro, sul fronte dei diritti, che garanzie potete dare? Ma nel programma io non vedo che ci siano tutte queste modifiche dei diritti civili, insomma dei diritti sociali che insomma, rappresentano le altre forze di sinistra. Anzi, faccio un esempio, si parla tanto di diritti, tanti cittadini vogliono che sia difeso il loro diritto alla sicurezza. Oggi se mi occupano casa, io oggi oggettivamente non, come da cittadino non posso fare niente, perché la forza pubblica non può, per tutta una serie di vincoli burocratici, amministrativi e anche giuridici, non liberare la casa che mi è stata illegalmente occupata. Le nostre città sono sempre più insicure, baby gang che vanno a controllare, è stata sgominata la settimana scorsa, una baby gang all'Aquila, dove obbligavano i ragazzini 12enni e 13enni a spacciare, creando nella città dell'Aquila delle vere e proprie piazze di spaccio. Ristabilire più sicurezza è un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione. Quindi su questo noi lavoreremo. Sul resto non ci sembra che ci siano modifiche da fare su quelli che sono i diritti civili, che sono poi anche diritti tutelati Anche dalla sulla Costituzione. 194? Sono ovviamente, l'abbiamo già ribadito, che non verrà toccato, quindi mi sembra un po' creare un falso problema, un po' propaganda, però invece bisogna parlare anche un po' di doveri, doveri di rispettare le regole, per chi magari sbarca illegalmente in Italia deve essere rimpatriato, chi viene qui, come anche gli italiani, bisogna che rispettino le regole, se non rispetti le regole paghi e vai in carcere e resti in carcere. Non con tutte queste norme, fai il giorno dopo esci di galera gratis come il Monopoli. Su questo noi invece ristabiliremo il rispetto di leggi già esistenti, come la certezza della pena.
Ecco, però su questo, visto che adesso tocca a lei, rinverto l'ordine di risposte. Lei è stato anche parlamentare in questa legislatura, quindi ha seguito da vicino anche le dinamiche che si sono verificate nel confronto sempre molto serrato, anche da posizioni di governo della Lega con la ministra Lamorgese. Che cos'è che non è andata nella gestione dell'immigrazione in Italia in questi ultimi anni? Ma intanto il primo atto del governo giallo-rosso è stato quello in piena pandemia di andare a cancellare i decreti di sicurezza, quelli che aveva introdotto invece Matteo Salvini quando era ministro degli interni, che avevano dato più forza, più mezzi alle forze dell'ordine per contrastare, ma anche un messaggio rivolto ovviamente a tutta una serie di persone che partono: venite in Italia e avete la possibilità di entrare senza avere problemi. Questo ovviamente provoca tutta una politica illegale, favorita anche di questi trafficanti dell'immigrazione clandestina, cioè proprio un vero business che deve essere contrastato, reintroducendo i decreti di sicurezza, quindi con più forza, più mezzi, più anche armi giudiziarie per chi contrasta questi trafficanti. E poi bisogna anche dire che oggettivamente il fenomeno migratorio è un fenomeno internazionale, quindi l'Europa è molto all'assente di tutto questo, quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, quindi su questo anche chiederemo all'Europa di assumersi maggiore responsabilità. Però se poi questo non avverrà, dovremmo farci i compiti in casa, e quindi bocciamo totalmente il lavoro che è stato fatto, il non lavoro da parte del ministro Lamorgese, sia sulla sicurezza interna delle nostre città, ma anche sul contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Carla Taibi, fallimento è stato, le chiedo, e in questo fallimento quanta parte ha l'Europa, di cui parlava anche Zemmano? Anzitutto io non ritengo ci sia stato un fallimento, al massimo sono ben felice del fatto che siano stati aboliti e poi nemmeno del tutto i decreti sicurezza promossi dalla Lega, nella misura in cui i decreti sicurezza anche lì erano semplicemente una bandierina elettorale che non impedivano comunque sbarchi clandestini che continuavano ad esserci, quindi nessuna riduzione degli sbarchi, nessun controllo aggiuntivo, nessuna dissuasione sui trafficanti di esseri umani che appunto li mettono sui barchini lasciandoli al loro destino. Purtroppo questo è un fenomeno che esiste e continuerà ad esistere, è un fenomeno vecchio come l'umanità. Anche noi per primi abbiamo migrato altrove, in America, in Brasile, in Argentina, dopodiché appunto bisogna trovare anche lì delle misure di serietà responsabili per affrontare il problema. Non esiste il li rimanderemo tutti a casa di Salvini, che ripeto, arrivato al Ministero dell'Interno qualcuno gli avrà detto: guardi signor Salvini, non si può fare perché occorrono degli accordi bilaterali con i paesi di partenza, che non ci sono, ce ne sono quattro attivi, dopodiché appunto non li puoi rimandare indietro. A quel punto varrebbe la pena, come noi proponiamo da due legislature con la proposta ero straniero, attivare un canale d'ingresso regolare, un canale d'ingresso sicuro con attivazione di proposte di lavoro già a monte, senza favorire questa migrazione economica indisciplinata quasi, con gente che appunto mette a rischio la propria vita, di cui nessuno più parla, cioè si vedono morire le persone in mare e oramai ci siamo abituati a tutto, nell'indifferenza più totale. È solo perché eventualmente hanno un colore diverso della pelle. Dopodiché appunto se si lasciassero entrare regolarmente, si attivassero dei meccanismi assolutamente umani da un lato e regolari dall'altro, oltre a regolarizzare questi 500.000 immigrati irregolari in Italia, che proprio perché irregolari sono spesso oggetto di di affiliazioni malavitose, tutte gestite da italiani peraltro, quindi ecco, regolarizzare e legalizzare porta sicurezza, questa è la vera sicurezza. Allora, siamo arrivati quasi al termine di questo nostro confronto.
è il momento dell'appello al voto che chiude un po' tutte le campagne elettorali. Io vi chiedo di fare l'appello ovviamente al voto per la vostra lista, ma anche spiegare, e credo che le principali coalizioni lo facciano, questo diciamo entrambe, l'importanza del voto utile, in particolare per quei collegi che sono contesi tra centrodestra e centrosinistra, e spiegare perché c'è una partita che si gioca il 25 settembre in cui il voto è importante, va esercitato, è un diritto politico, ma non va nemmeno disperso dal vostro punto di vista. Antonio Zennaro. Ma il 25 settembre non è una data elettorale come tutte le altre. Il 25 settembre, la prossima domenica, si decide il destino dell'Italia e dell'Europa per molti, molti anni a venire. Si decide se avere un governo tecnico o un governo politico, un governo che porta avanti le istanze dei cittadini, che porta avanti e tutela la sovranità popolare, che, lo ricordiamo e lo dice la Costituzione, appartiene al popolo, non a scelte fatte in qualche palazzo, ufficio a Londra, New York, Pechino o altri posti. È anche un'opportunità e un importante momento storico per decidere, con il taglio dei parlamentari, con la restrizione della rappresentanza, se mandare in Parlamento persone che vivono il territorio, che sono del territorio, che possono portare la voce del territorio a Roma. L'Abruzzo si merita di avere una forte rappresentanza parlamentare in un governo di centrodestra, e questo può essere fatto votando la Lega, perché la Lega ha fatto una scelta di candidare persone che vivono il territorio. Nel caso mio specifico, vivo ormai da 15 anni a Tortoreto con mia moglie, i miei figli, quindi ho portato la voce dell'Abruzzo nei palazzi in questi anni, e mi sembra giusto che l'Abruzzo e la provincia di Teramo, ma gli altri colleghi con Pescara, L'Aquila, Chieti, possano riportare la voce del nostro territorio nei palazzi che poi prendono, ahimè, le decisioni per tutta Italia. Questo si può fare votando Lega, non abbiamo catapultato persone da fuori regioni, quindi una scelta, un voto utile per l'Abruzzo, per l'Italia e per il nostro futuro. Grazie. Carla Taibi, perché è utile il voto a Più Europa e alla coalizione di centrosinistra? Concordo su una cosa, questo voto sarà determinante per il futuro del nostro paese, sarà determinante partendo proprio dall'ultima cosa che dicevo, ossia le libertà e i diritti personali. C'è il discrimine se accarezzare regimi illiberali dove sempre di più le persone possano essere messe all'angolo appunto da decisioni prese dall'alto verticistiche, dove tutti appunto dobbiamo eventualmente assecondare il volere delle decisioni imposte, o un paese libero, un paese europeo. E in Europa, solo in Europa, il nostro futuro e certo destino possiamo crescere. Sento dire che appunto l'Europa non fa abbastanza da tutta una serie di punti di vista. Ecco, la pandemia ha dimostrato che l'Europa può esserci efficientemente, e peraltro bisognerebbe finalmente superare il veto degli stati nazionali, appunto questi nazionalismi beceri che oramai non funzionano più in un contesto internazionale sempre più interconnesso, dove solo l'Europa può contare e solo l'Italia in questa Europa può contare, e anche i territori. Ecco, io ho visitato l'Abruzzo in lungo e largo, ci sono dei borghi meravigliosi e con una capacità di resilienza rispetto anche ai disastri naturali di questa regione che mi hanno davvero stravolto, letteralmente stravolto. La forza di volontà dei cittadini abruzzesi che da piccole iniziative, legando anche l'arte e la cultura ai territori, sono riusciti a far rinascere con la buona politica, la buona amministrazione dei piccoli borghi, dando anche lavoro ai giovani, consentendo loro sì eventualmente andare a studiare all'estero o in altre città, ma poter rientrare nel loro territorio e farlo progredire, farlo crescere. Ecco, secondo me è questa davvero la buona politica, per cui il 25 settembre pregherei veramente tutti gli italiani di pensare alle loro libertà, al loro progresso, al loro futuro europeo, per poter contare qualcosa, e direi loro quello che è il claim della nostra campagna: cara Italia, il 25 resta libera. E il richiamo con il 25 aprile è chiaro e palese. Grazie, grazie a Carla Taibi, grazie a Antonio Zennaro, e grazie ai nostri telespettatori. Torneremo domani alla stessa ora con una nuova tribuna elettorale. Arrivederci. Grazie a lei.